Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi e in particolare del futuro, perché una delle domande più frequenti che vengono fatte alle carte riguarda il futuro. Le persone vogliono sapere come sarà il loro futuro. Se ci pensiamo bene, questo è abbastanza umano, è abbastanza normale, perché il futuro è incertezza e l'incertezza in alcune persone soprattutto genera ansia. Quindi l'unico modo per tenerla bada è cercare di controllarlo questo futuro, quindi di farsi rivelare qualcosa che riguarda il futuro e che possa in qualche modo tranquillizzarci e farci agire in un determinato modo per ottenere poi le cose che noi vogliamo. Però attenzione, perché molte persone quando chiedono un consulto alle carte sono convinte che queste vadano a rivelare un futuro certo, non modificabile. E questo è assolutamente falso, perché il futuro non è mai immodificabile. Il futuro di ognuno di noi è sempre modificabile ed è modificabile attraverso le nostre azioni, perché noi abbiamo il potere attivo, per fortuna, sulla nostra vita e sul nostro futuro. Quindi non è vero che se le carte dicono succederà questo, noi dobbiamo stare seduti ad aspettare che si compia il destino. In realtà noi possiamo agire in modo concreto e attivo per modificare il nostro futuro e per indirizzarlo verso la strada che noi vogliamo. Ovviamente, per fare questo bisogna lavorarci un po', nel senso che noi dobbiamo essere davvero parte attiva del nostro futuro e della nostra vita. Quindi le carte ci possono venire in aiuto non svelandoci un futuro immodificabile, ma aiutandoci a capire qual è la direzione migliore da prendere. Quindi, a mio avviso, è molto più utile chiedere alle carte non tanto come andrà a finire la mia relazione amorosa, troverò un lavoro, succederà questo, ma chiedere alle carte come posso fare per trovare un lavoro, come posso fare per far sì che la mia relazione affettiva vada sempre bene, come posso fare per modificare quella determinata cosa nel mio futuro. Quindi porre sempre la domanda in modo attivo e mai passivo, perché altrimenti le carte sveleranno un determinato futuro, voi lo prenderete come un futuro certo, immodificabile, come se facesse parte di un destino già scritto. Starete seduti ad aspettare che succeda qualcosa e 99 su 100 non sarete soddisfatti. Invece, se voi vi sentite parte attiva della vostra vita, parte attiva del futuro, potrete sicuramente migliorare le cose e ottenere quello che più desiderate. Quindi chiedete sempre alle carte cosa potete fare voi, come vi potete muovere in una determinata situazione. A volte si fanno delle domande alle carte che secondo me sono poco utili. Ad esempio, in una relazione amorosa le cose più frequenti non sono come posso fare per rendere sempre vivo il mio rapporto, per fare in modo che vada sempre bene. No, nessuno chiede questo. Chiedono tutti, voglio sapere come andrà, voglio sapere se lui mi tradisce, voglio sapere se lui mi pensa, voglio sapere se lui mi telefonerà. Ma a che cosa serve una domanda del genere? Quindi, cosa potete fare voi per far sì che vi pensi? Cosa potete fare per avere un contatto? Quindi non aspettate che la telefonata piova dal cielo. Potete magari essere voi a chiamare. Quindi in quel caso si può porre la domanda in un altro modo. Cosa posso fare per ripristinare o per avere un contatto con quella determinata persona? Oppure potete chiedere un'altra cosa. Io vorrei avere un contatto con quella determinata persona, ho intenzione di telefonargli. Cosa posso fare? Cosa posso dire in base ovviamente alle caratteristiche della persona e della situazione per fare in modo che questo contatto vada a buon fine? Quindi magari fare una telefonata che possa essere costruttiva, che possa dirigere nella direzione che voi volete. In realtà il destino non è già scritto, il destino noi lo possiamo modificare e meno male che noi lo possiamo modificare, perché se fosse già tutto scritto, noi nella vita quale ruolo potremmo avere? Quale cosa potremmo fare per noi stessi se qualsiasi cosa, qualsiasi azione comunque non servirà a nulla per cambiare il futuro perché tanto è già tutto scritto così. Meno male che non è così, perché questo significa che noi possiamo agire, che noi possiamo fare delle cose che vanno a migliorare il nostro futuro.
Comunque, al di là di tutto, quando si fanno le carte, la cosa più importante è andare a definire una situazione presente. Quindi si utilizza la carta del passato e la carta del presente, perché attraverso le situazioni passate si può capire come si è arrivati al presente. Questo è fondamentale perché magari si è arrivati ad un determinato presente che può piacere o meno, perché in passato sono state compiute delle azioni particolari. Quindi se queste azioni hanno portato a un presente soddisfacente, possono essere replicate, ma se hanno portato a un presente che non è soddisfacente, è meglio invece non replicarle, quindi cambiare strategia. Quindi in questo senso è importante definire la situazione utilizzando le carte che stanno nella posizione del passato e quelle che stanno nella posizione del presente. Poi, in base al presente, si può andare a definire quelle del futuro, quindi capire quali sono le azioni migliori da compiere per ottenere il futuro che voi desiderate. Ovviamente, per fare tutto questo, bisogna fare anche delle domande alla persona che vi chiede le carte, perché quando la persona non vuole dire assolutamente niente di sé, perché vuole vedere se voi indovinate, sta facendo un gioco che in realtà è assolutamente inutile per lui, perché le carte non si devono indovinare, si devono interpretare e si devono interpretare anche sulla base delle informazioni che la persona vi dà, perché è un consulto che va fatto insieme alla persona. Noi che facciamo le carte non siamo degli indovini, siamo delle persone che conoscono la simbologia dei tarocchi o delle sibille o degli oracoli, insomma, in base a quello che usate, e che attraverso questa simbologia e attraverso le informazioni che ci vengono fornite, riusciamo magari a farci un quadro di una determinata situazione, riuscendo a dare delle indicazioni che possano essere utili per la persona, per andare a modificare il suo futuro attraverso determinate azioni. Quindi il cartomante, se vuole davvero essere d'aiuto, non deve esprimere una sentenza sul futuro. Le sentenze le lasciamo in tribunale. Quando si fanno le carte non devono esserci sentenze, ma ci deve essere un aiuto, ci deve essere un modo per aiutare la persona che avete di fronte a fare chiarezza dentro di sé, a fare chiarezza nella situazione in cui si trova e in base a questa chiarezza compiere determinate azioni oppure non compiere determinate azioni. Le carte possono aiutare a capire dove siamo diretti, suggerire magari diverse direzioni in modo che la persona possa poi scegliere in base alla sua predisposizione quella che per lui può essere migliore. Però bisogna sempre dare alla persona la scelta. Deve essere la persona a scegliere cosa fare del suo futuro e come agire in base a determinate informazioni che noi possiamo dargli per essere d'aiuto, per chiarire, per fare proprio un percorso all'interno di sé, un percorso alla scoperta delle proprie emozioni, alla scoperta dei propri pensieri, dei propri desideri. Questo, con la simbologia dei tarocchi si può fare molto bene, può essere veramente di grande aiuto. Quindi in un certo senso le carte devono aiutare a chiarire le prospettive e a definire gli obiettivi. Quindi una persona deve essere in grado, dopo un consulto di carte, di avere più chiari i suoi obiettivi, quindi che cosa vuole, e deve essere anche in grado di avere nella sua mente diverse prospettive, diverse direzioni possibili per ottenere quello che vuole ottenere. Quindi in un certo senso, bisogna individuare il modo migliore per evolvere, perché la persona deve essere sempre in evoluzione, deve evolvere, perché è la vita che evolve. Il futuro può essere a breve termine, a medio termine, a lungo termine, però se ci pensiamo bene, è sempre in costante e graduale evoluzione. Perché se ci pensiamo bene, io in questo momento sono nel presente, quindi nel momento in cui giro il video, sono in un momento presente. Ma fra 5 minuti questo momento che era presente apparterrà già al passato. E fra 5 minuti io mi potrò trovare nel futuro. Quindi io non so che cosa accadrà fra 5 minuti. Probabilmente non accadrà nulla, ma probabilmente invece potrà accadere qualcosa. E posso essere io magari a decidere cosa voglio che accada fra 5 minuti. Questi sono esempi banali, semplici, però è per farvi capire un po' il meccanismo. Quindi io posso decidere come sarà il mio futuro di questo pomeriggio. Poi ci sono anche gli imprevisti, ovviamente, perché del futuro fanno parte anche tutti gli imprevisti.
Quindi sta a voi poi fronteggiarli in determinati modi, però gli imprevisti per fortuna non capitano tutti i momenti, ci sono anche delle situazioni più lineari che procedono senza particolari imprevisti e quindi in quel caso noi possiamo pianificare un futuro secondo quelli che sono i nostri desideri. Ovviamente tenendoci sempre degli strumenti che possiamo utilizzare in caso di imprevisti, appunto. Però in generale, quando chiedete un consulto di carte, cercate di renderla una cosa utile. Quindi chiedete come potete fare per modificare determinate situazioni. Quindi, per rispondere alla domanda, i tarocchi svelano il futuro? Diciamo che i tarocchi possono svelare il modo migliore che voi potete mettere in atto per migliorare il vostro futuro. Però io non sono tanto propensa a dire che i tarocchi svelano un futuro certo e immodificabile, anche perché hanno un tempo limitato, lo sappiamo bene, quindi i tarocchi più che altro vanno utilizzati come uno strumento che deve servire a migliorare il futuro, ma non a svelarvelo come se fosse una sentenza definitiva. Quindi usateli sempre nel modo che possa essere più utile per voi. Io con questo video mi fermo, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.